Peda Pudi Anandpol vive in un villaggio del centro-sud dell'India chiamato Rangapuram. Lui lavora come sgusciatore di noci di cocco e viene pagato secondo la quantità di noci di cocco che riesce a sgusciare durante il giorno. La sua paga giornaliera è veramente insignificante. Peda Pudi ha 3 figlie ed avverte la grande difficoltà di mantenere la sua famiglia con i suoi limitati guadagni. Ha ereditato dai suoi genitori un pezzo di terra di circa 80 metri quadrati, ma non ha neanche una sua capanna. Insieme alla sua famiglia vivono gratuitamente nella capanna del fratello. Tuttavia, essi vivono nell'ansia che il fratello, prima o poi, gli chieda di restituirgli la capanna e di doversi cercare immediatamente un altro alloggio temporaneo dove vivere. Questa è una famiglia di credenti che frequenta attivamente la chiesa nello stesso villaggio in cui vivono, ed è una famiglia fedele nelle attività della chiesa. Il loro grande desiderio era quello di avere una casa, un tetto, una porta. Dio ha ascoltato la loro preghiera. Pastore Bosi e comunità di San Bonifacio, Dio vi benedica. Tra la miseria di queste squallide capanne c'è una casa, una dimostrazione della bontà di Dio, e della bontà vostra. E noi siamo qui per festeggiare insieme a questi fratelli che oggi si rallegrano. Soltanto una famiglia sta ricevendo una casa, ma tutto il corpo di Cristo in questa zona si sta rallegrando, sta festeggiando perché una famiglia, una parte del corpo di Cristo è stata benedetta. Anni fa abbiamo dedicato una chiesa in questa zona e la possiamo vedere mentre ve la riproponiamo. Abbiamo ancora dedicato un'altra casa tempo fa e c'è gioia, perché i fratelli sanno che siamo dedicati per aiutarli. E io vi dico grazie, che Dio vi benedica e che faccia prosperare la vostra chiesa e ogni famiglia nella vostra chiesa. Questa era una ragazza che tanti anni fa era una bambina sponsorizzata dal nostro programma di adozione a distanza. Adesso è una coppia di giovani che sono dedicati al servizio del Signore. Infatti loro sono i pastori della chiesa che abbiamo costruito e quindi anche la guida spirituale per questo popolo. E noi ringraziamo Dio, il frutto dell'adozione a distanza. E questa è la famiglia al completo, la famiglia che riceve questo dono, che prima viveva nello squallore della loro capanna e adesso entrano nella gioia di una casa vera, una casa con delle pareti, una casa con una porta, con una chiave. Ringraziamo Dio. Ecco, la mamma, le 3 figliuole, il marito e la mamma del marito. Vogliamo pregare il Signore? Vorrei chiedere a Francesco e al caro Esculi di venire, entriamo insieme e vogliamo pregare che Dio benedica
questa meravigliosa occasione. Signore, noi ti ringraziamo e siamo davvero nella gioia della vittoria. Signore, noi ti ringraziamo per quest'opera che tu porti avanti. Voglio tu continuare a benedire e prosperare quest'opera per tanto tempo, Signore, per la tua gloria, per il bene di queste famiglie, nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Alleluia. 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 Gloria al Signore. Siamo nella gioia. Siamo davvero nella gioia. C'è una comunità, una chiesa vibrante qui che esprime profondamente il sentimento della loro gioia in questo giorno, e noi dedichiamo alla gloria di Dio e per il beneficio di questa casa. E qua è come una testimonianza di vita davvero a servizio del Signore. Noi dedichiamo questa casa oggi per il loro bene e alla gloria di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dedichiamo quest'altra parte della casa. Siamo venuti per dedicare un altro pozzo in queste contrade per questa gente che vive in queste baracche. E noi siamo veramente grati a Dio. Grazie giovani di San Bonifacio, Dio vi benedica per questa benedizione a questa povera gente. Signore, noi ti vogliamo ringraziare ancora perché ci dai grazie ancora oggi di poter dedicare questo pozzo. Signore, ti ringraziamo per coloro che si sono disposti e hanno offerto affinché questo miracolo oggi è possibile. Affinché, Signore, coloro che sono qui alle mie spalle, così questo villaggio intero, possa dissetarsi a questa fonte, Signore. Tu sei un Dio fedele e ancora hai risposto ai bisogni del tuo popolo. Noi ti ringraziamo e ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno. Cari giovani di San Bonifacio, per concludere ancora una volta, la gloria di Dio è per il bene di questi cari nostri fratelli. Dedichiamo questo pozzo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.